La bomba Stalli Blu è stata sganciata sulla giunta Nogarin, nel senso che 51 commercianti del Viale Italia proprio qualche ora fa hanno fatto notificare un ricorso al TAR contro l'introduzione di 11.500 Stalli Blu tanto voluti dal nostro sindaco Nogarin. Allora, tralasciando i dettagli tecnici, che cosa in generale abbiamo rilevato? Anzitutto una mancanza di motivazione, non si evince una motivazione vera tale da giustificare un provvedimento di questa portata. Tralascio, per carità di patria, la motivazione addotta qualche mese fa dalla giunta Nogarin, ovvero faremo tutto questo per motivi di sicurezza, quando poi il vero motivo è quello di far cassa, oltre 2 milioni e mezzo di euro che verranno solo dai parcheggi a pagamento, escluse multe e quant'altro. C'è poi un deficit di trasparenza, nel senso che i cittadini livornesi non lo sapevano dal programma del sindaco che avrebbero votato lui ed eleggendolo avrebbero avuto questo salasso, pagare molto di più per un caffè sul Viale Italia piuttosto che diciamo per venire a farsi il bagno sul lungomare. E ancora un danno economico importante, non solo per i commercianti, che nel tempo potrebbero addirittura vedere pregiudicata la sopravvivenza della loro stessa attività, ma anche per i residenti, che probabilmente fino a poco tempo fa non trovavano parcheggio, tuttavia non pagavano alcunché, da domani pagheranno senza avere la certezza comunque di avere un posto loro riservato. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo depositato, notificato questo atto, chiediamo ovviamente al sindaco, attraverso anche una sospensiva, che blocchi definitivamente questo provvedimento, perché si può essere umanamente indotti a sbagliare, ad errare, però perseverare, rischiando oltretutto sulle tasche già malmesse di noi poveri cittadini livornesi, questo è un lusso che noi gli concederemo.